Hola ragazzi, qui Gisplay, siamo qui in nuovo video di parliamo oggi di WrestleMania 34 che è finito da stamattina. Ovviamente io stamattina non potevo non alzarmi ogni mattina e vedermela le lights, perché purtroppo io non riesco proprio a stare sveglio a vedere tutto il main event, quindi col cacchio. E che dire, cominciamo col primo match. Il primo match è WrestleMania 34, è stato Finn Balor contro Seth Rollins contro The Miz, anche se fosse il nome contrario, ma chi se ne frega. Sto veramente un match molto molto bello. Sapevo che vinceva Seth Rollins, infatti non avevo dubbi che vinceva lui, però il match è stato veramente bello, che non mi aspettavo che finiva così. Cioè, Finn Balor ha fatto un bellissimo match, come anche tutti gli altri, anche The Miz, che sai che è quello buffone che fa tutto e poi bla 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 bla, però ha fatto anche lui un bellissimo WrestleMania, quindi merita, come è finito, merita, cioè ha giocato benissimo. Che dire, fanno tutte le mosse finali, bla 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 bla. Succede che alla fine, succede che Seth Rollins entra, fa la mossa finale sia a Finn Balor sia a The Miz, però Finn Balor ha fatto la mossa finale prima a The Miz, quindi era proprio morto. Quindi era facile che vinceva, però ha fatto un bel match. Per tanti dicevano che poi se tornava a Dean Ambrose gli facevano il culo, invece non è vero, non è successo niente. Passiamo a un altro match, e il match è tra, ovviamente, Charlotte Flair contro Asuka. Ragazzi, che dirvi? È un match che doveva essere messo come, non dico ultimo, però doveva essere messo dopo dell'altro match schifoso di Alexa Bliss contro Nia Jax. Quello è stato più brutto. Questo meritava prima di quel match, perché veramente si vedeva che c'era uno che non si era mai battuta e uno che ha guadagnato quel titolo più di una di qualsiasi persona. Il match è stato bellissimo. Io voti non do voti, però dico, WrestleMania è quello che volevamo noi, un WrestleMania bellissimo, con pochi errori, con pochi cose che non volevamo. Veramente bellissimo. Il finale non ce l'aspettavamo, cioè veramente tutti dicevano: ah, vincerà Asuka, perché Asuka non vince, non ha sempre vinto sempre, deve vincere anche questo, e invece non ha vinto stavolta. Stavolta ha perso, e quello che io sapevo, lo sapevo che perdeva, e aveva perso. Ha perso e sono contentissimo, perché Asuka era basta. Asuka, hai rotto i coglioni, sempre devi vincere, devi sempre vincere, hai rotto le palle. Tanti match che hai vinto non valevano niente, infatti hai perso con onestà e basta. Ma la cosa più bella che è successa alla fine, che ha vinto, è successo che John Cena, viene un arbitro che dice: John Cena, forse il match si farà. Quando ho visto, vabbè, quando ho visto, ragazzi, non ci ho più visto niente. Ho detto: boh, qua c'è diventato John Cena, c'è, non puoi, non c'è. Poi, match per USA Champion, quindi Bobby Roode, Rusev Day, Rusev, Jinder Mahal e Randy Orton. Io pensavo che Randy Orton si faceva vincere questo match, invece mi hanno deluso Randy Orton e Rusev. Perché io ho detto: o vince Randy Orton o vince Rusev. Che cazzo ha vinto? Non vedete che ha vinto? Dai, ve lo dico subito io, va. Ha vinto Jinder Mahal. Di nuovo quel coglione, a me mi sta sul cazzo questo qua. Cioè, non è possibile che devi vincere adesso tutti i titoli del mondo e poi, cioè, non è forte. Ha avuto fortuna che purtroppo eravamo in 4 e non in 3 e non neanche in 2. Quindi se c'era stato Jinder Mahal contro Randy Orton, non lo spaccavo il culo, perché è così. Però vabbè, dai, Jinder Mahal è il nuovo campione 6, vediamo quanto durerà il suo regno con quel titolo. L'altro match è Ronda Rousey e Kurt Angle contro Triple H e sì, non so come si chiama la tipa. What the fuck? Se Charles, vabbè, non mi ricordo più come si chiama, la fa culo, mi metto di nuovo, scrivete poi commenti come cazzo si chiama e mi scrivete che sono un coglione, va bene, dai. Shake my man, no, beh, invece tra Mixo, quindi giocano sia maschio femmina sia maschio femmina, quindi non c'è proprio maschio femmina, no, si può giocare anche con maschio femmina. E così è successo poi anche. È successo che alla fine Kurt Angle fa il bel match, Triple H fa il bel match, tutti fanno un bel match, e poi alla fine succede che voleva fare della tipo Triple H, invece non ce la fa, andate a fare la mossa finale ad
Non mi capivo si chiamava Charlo. Non mi capivo si chiama. Vabbè, ha vinto poi Ronda Rousey. E passiamo all'altro match, quello lì delle coppie di SmackDown. Quindi sarebbero Triple H Brothers contro Usos contro New Day. Si sapeva che i Bruce Brothers vincevano un titolo, dovevo soltanto arrivare, è arrivato. Però ripeto, se le sono prese da tutti, però hanno giocato benissimo. Poi succede il potifio, dopo che ha vinto il match, arriva il momento di John Cena. John Cena torna nel ring e dice, il match si farà? Poi arriva l'abito e dice, guarda, il match forse non si farà. Va via un secondo, spegne lucido. Oh, Eden Taker. No, arriva quel pirla di cantante di merda che dice, ah, io per il match, tu no, va, stai lì, non ho per i coglioni. Entra John Cena, gli fa lei fiù. E dopo se ne va via. Succede che poi alla fine, quando stava andando via, succede che c'era nel ring, c'era tutta la vista del becchino. E viene poi fulminato e dopo neanche pochi secondi viene Taker, entra nel ring. E io dico, sono dei geni, ma sono anche dei stronzi, perché ok che dovete fare sto festeggiamento della storia, di fare storie, però così no. Perché poi alla fine l'avete rovinato il match. Sì ragazzi, il match è stato rovinato. Io ho visto le lights e è durato pochissimo dalle lights. Poi non so quanto è durato il match veramente. John Cena non ha fatto mai una incazzata di più. Cioè John Cena non c'è. Oggi sei troppo contento. Oh, non ho fatto un Taker. Ma poi devi perderle. Quindi stai per rompirla. Poi il big boot. Io adesso non faccio vedere, ma si vede che John Cena mi sono mai davanti e il big boot non è neanche arrivato. Quindi niente, che non ce la faceva più. Infatti ha detto, facciamolo vincere così almeno se ne va via con la vittoria, boh, basta, dal 5 in poi non c'è più. Però non è giusto che devi perdere John Cena così. Quindi per me Undertaker stavolta non mi è piaciuto il match di Undertaker. Infatti è stato il peggior del match che ha fatto Undertaker, il peggiore dopo quello di Roman Reigns, il peggiore. Quindi basta Undertaker deve stare via, dove entrare e dire guarda io non ce la faccio a combattere, però bravo che è pronto a sfidarmi lo stesso. Non che combatti e poi John Cena deve perdere perché è stupido. Io le femme, guarda, non neanche mi dire le femme. Andiamo poi al match, sul match di coppie contro Shane McMahon e Daniel Bryan contro Kevin Owens e Sami Zayn e Kevin Owens picchiano subito, fanno fuori già subito Daniel Bryan. E niente, poi il match comincia che stanno 2 contro 1. Però poi alla fine tranquilli ragazzi, che Daniel Bryan poi torna e gli fa il culo anche lui a tutti gli altri. Infatti poi alla fine finisce che Daniel Bryan fa la mossa finale a Sami Zayn, poi fa la mossa finale ancora al cedimento a Sami Zayn. Quindi Kimi non si è più visto, Sami Zayn è proprio scomparso. E niente, così vincono Daniel Bryan e Shane McMahon. Quindi Sami Zayn e Kevin Owens sono fuori dalla roster di SmackDown. Adesso la domanda è, va Raw, vanno Raw o cambiano wrestling? E poi dopo c'è il match di Alexa Bliss contro Nia Jax. Match veramente tosto, però ripeto, era meglio il match di Charlotte e Asuka, mille volte. Poi chi ha vinto Nia Jax e Alexa Bliss è rimasta un po' di merda, ma che ci puoi fare se te sei cercata. E adesso arriva invece del titolo mondiale World, ovviamente Nakamura contro AJ Styles. Un match veramente bello, proprio giocato bene tutti e due. Il vincitore, io l'ho detto che vinceva di nuovo AJ Styles, e ha vinto di nuovo AJ Styles, come io sapevo già. Però la cosa che mi è piaciuta alla fine è come è finita che Nakamura dà il titolo a AJ Styles, il pugno sotto le palle, quindi un double,
e lo picchia ancora. Quindi diciamo, Nakanuma diventerà heel, cattivo, diventerà Nakanuma cattivo. Ma da quando non si vede Nakanuma in WWE? Non si è mai visto Nakanuma, Nakamura cattiva, e quindi sarà cattiva, e quindi a SmackDown vedremo cosa succederà in Nakamura contro loro. Poi entrano i The Bar, che prendono in giro per chi sarà il tag team di Bronson. Che cosa fa? Niente, va lì nel ring, cerca un bambino, ragazzi, va a prendere un bambino, come cazzo, cioè, mi dico, ma fai venire tuo fratello, fai venire, chi ne so, uno che resta, che potrebbe entrare da WWE, non che prendi un bambino per fare un match che poi alla fine vinci, pezzo di merda, vinci pure. La domanda è, cosa succederà a Rob? Perché non si sa che un bambino non può tenere un titolo più di un giorno, quindi l'ha fatto per effetto ai bambini, ok, ci sta. Però non puoi, non puoi fare questa roba qua, mannaggia te, Bruno Strowman. Sì, hai fatto una cosa che era bella, però minchia, metti un bambino, perché? Vabbè, però sì, l'ha fatto per il bene, l'ha fatto per il bene, e io sono contento per lui che ha fatto questa cosa, ma però questa faccia deve durare per un giorno intero, poi dopo non ci sarà più così. E poi c'è il big match finale che, ripeto, come è finita io sono rimasto un po' di merda, perché dico, la prima volta non è vinto perché c'era Seth Rollins e basta, e questa seconda volta vincela, porca puttana, vincela! Non ha vinto, però ripeto ragazzi, vedete solo come è finita, perché vuoi parlare di me, che cazzo ne frega. Roman Reigns picchia Brock, ma Brock picchia ancora di più di Roman Reigns, che lo fa pure sanguinare, ragazzi. Gli fa tanto, tantissime AFI, anche sul tavolo, tanti AFI, tanti suplex, però lui non si arrendeva, continua a scappare, no, alla fine sono toccato, gli spacco la testa, gli faccio un'altra AFI e basta, dai, così meno è finita. Infatti un'altra AFI e va a vincere il titolo. Quindi si sa che Brock, no, poi gli fa anche le spie, cose varie, due spie gli ha fatto, diciamo, Roman Reigns a Brock Lesnar, ma niente, Brock continua, poi gli fa un ultimo AFI e boh, Roman Reigns perde per la seconda volta un titolo contro Brock Lesnar, e quindi niente, Brock Lesnar potrebbe rimanere. A Rob cosa succederà a Rob? Infatti ragazzi, vi dico una cosa, seguite bene stasera Rob, perché stasera Rob mi sa che succederà qualcosa di strano. E niente, ci spiega per la prossima video reaction. Se volete dare un'altra reaction così, simile così o un po' meglio, scrivete, commentate, mettete un like per il prossimo commento di Raw, di SmackDown o un altro main event, chi ne sa. Dai, ci spiega al prossimo video. Bella, ciao!